finestra dà su un cortile quasi nero e all'una del pomeriggio, se si vuole leggere il giornale o vedersi in faccia. Bisogna tenere la luce accesa. Non fa freddo, ma me ne sto avvolto in una coperta, sprofondato in una poltrona umida che perde pezzi di stoffa giallastra da tutte le parti. Dedè è invecchiato e il vestito rosso le sta malissimo. Ecco il mio amico Bruno, vedete come l'alito cattivo, ho detto a mo' di saluto. Bruno è un critico, un amico, sta scrivendo qualcosa tipo una mia biografia e mi sta attaccato addosso qualsiasi cosa io faccia. Era un pezzo che non ci vedevamo, mi ha detto Bruno, almeno un mese. Tu non fai altro che contare il tempo, ha risposto. Il primo, il due, il tre, il 21. Metti un numero a tutto, tu. E questa qua è uguale. Sai perché è furiosa? Perché ho perso il sax. Ma come hai fatto a perderlo? Il metro? Ho detto. Per sicurezza lo abbiamo messo su quel sedile. Qualche povero disgraziato starà cercando di strappargli qualche suono. Era uno dei peggiori sax che ho mai avuto. Non riesci a trovarne un altro, ha detto Bruno. È quello che stiamo cercando di fare, ha detto Dedè. Sembra che Rory ne apri uno. Bisogna suonare, basta, ho detto. E io non ho il sax né i soldi per comprarmelo, i ragazzi sono messi come me. Perché lo perdo subito, lo spacco, nessuno sa più qualche strumento perso, rotto o dato in pegno. Quando cominci Johnny? Ha detto Bruno. Non lo so, oggi credo, vero te? No, dopo domani. Tutti sanno le date tranne me. Non importa, ha detto Dedè, la questione è che non hai un sax. Come non importa? Sì che importa. Dopodomani è dopodomani. E domani è molto dopo oggi. E oggi è parecchio dopo adesso che siamo qui a chiacchierare con il mio amico Bruno. E io starei molto meglio se potessi dimenticare il tempo e bere qualcosa che mi scalda. Una volta stavo suonando con Miles. C'eri anche tu, Bruno, ricordi? E tutto sembrava fluido ed era contento. Poi ho dato un cazzotto e non so chi e ho detto: questo l'ho già suonato domani, è orribile, ma su questo l'ho già suonato domani. Poi sono uscito barbollando forse. Oggi no, domani quando avrò il mio sax.